Dal Grand Tour delle Marche a tipicità Welcome to the Next Future inizia sabato 28 novembre, tipicità Special Edition, il festival che come ogni anno si svolge nel mese di marzo a Fermo. Quest'anno non poteva essere altrimenti, cambia formato, il quartier generale sarà sempre il Fermo Forum, ma la maggior parte degli eventi sarà online e soprattutto on demand. Infatti oltre 120 aziende e realtà territoriali si sono messe in gioco per interagire con gli spettatori a casa, proponendo loro le migliori offerte, la storia che le rende uniche e le proposte innovative. Sabato, come detto, l'evento inaugurale, ascoltiamo alcuni dei tanti partner dell'evento, facendo loro una domanda provocatoria: ma si può fare sviluppo anche in un momento così delicato? Necessità virtù, dovremo capire tutti quanti che dobbiamo spostarci su una forte innovazione tecnologica per le nostre imprese, ma anche per chi vuole acquistare. Altresì, la regione con l'ultra banda larga deve essere coperta a livello regionale su tutto quanto il territorio delle Marche. Tipicità ha una sua storia caratterizzata in maniera ormai acclarata dalla valorizzazione territoriale, che l'ha spinta anche ormai in tempi più recenti, in modo acclarato, ad operare verso il futuro, a guardare al futuro. Diciamo che Tipicità, nella sua operatività, interviene su questo percorso, su questa prospettiva. E l'Ateneo, che ha altri compiti, operando sulla attività più propriamente scientifico, formativo e culturale, cammina su come se fosse un binario parallelo, sia pur nelle differenze. Dobbiamo guardare a temi del futuro. Dobbiamo guardare ad esempio ad una nutrizione corretta come quella che potrebbe essere indicata da una disciplina nuova come la nutrigenomica, possiamo guardare ad un modo di lavorare meno impattante come quello che potrebbe aiutarci a fare un'intelligenza artificiale, possiamo guardare a materiali innovativi che rispettino l'ambiente, che rispettino la natura. Su queste cose noi possiamo sviluppare nuove professionalità. Facciamolo, facciamolo insieme a Tipicità, facciamolo insieme a questo nostro territorio, facciamolo noi italiani, facciamolo in Europa. Ora è necessario concentrarsi sul futuro e sulla reazione convinta e forte per costruirlo al meglio. Siamo convinti che la ricetta continui ad essere quella dei sistemi a rete. Sono la vera forza per costruire un futuro convincente e soprattutto sono la ricetta giusta perché la piccola e media impresa che caratterizza la nostra regione riesca insieme a costruirlo al meglio. Il Banco Marchigiano, continua a voler essere protagonista nella costruzione di sistemi a rete regionali, di questo parleremo e su questo lavoreremo insieme agli amici di Tipicità.